Buongiorno fiorellini e fiorelline, oggi vediamo cosa mangio tutto il giorno. Rifacciamo il video. Cosa mangio tutto il giorno? Oggi è giovedì e io il giovedì e la domenica mangio la pasta. Oggi a pranzo mangeremo la pasta sicuramente perché oggi è giovedì. Adesso dobbiamo fare la colazione e dopo la sigla inizieremo il video. Ciao! Ecco, sono venuta dopo la sigla, sono super super raffreddata, super raffreddata. La notte dormo seduta. E va bene, comunque adesso possiamo iniziare a fare colazione. Io faccio colazione sempre con la stessa cosa. Per fare con latte e caffè devo prendere quello di soia perché mi fa male questo qua. Il latte normale. Chi non prende la pensione andiamo a fare spesa giù Eurospeed, non posso bevo il tè pure Eurospeed c'è un sacco di tè. Ci ho messo dietro prima, vabbè, mi sono scordata a prenderlo, l'ho messo prima, fammelo vedere, mi sono scordata. Io c'ho sempre il mio telefonino vicino sempre. Perché di solito mi squilla sempre. Perché io do di buongiorno a tutti. Oggi ho quello che ho dato. Allora, ho appena fatto qua, lo do. C'ho l'app dell'app qua. Qualcosa non mi ha scritto, sì. Ah sì, mi hanno dato già buongiorno. Il cuoricino io che sono ciao mamma mia ma ci sono oggi perché la notte sono super raffreddata e non è che dormo, mi soffoco, mi soffio il naso, queste cose qua e vabbè. Comunque io ho l'app, ve lo fa vedere, c'ho l'app qua. Sia per la buonanotte sia per il buongiorno. Vabbè, c'è pure i giochi, vabbè. Vedete? Questo. Questo qui gialletto è buongiorno, questo è buonanotte. Perciò clicchi qua e fai. E dai buongiorno alle persone, scegli. E dai buonanotte. Fai così, clicchi, vabbè, non so se lo posso far vedere se faccio come la idea questa cosa, boh. Allora, meglio evitare, vabbè, facciamo dopo. Va bene, adesso beviamo questo tè, tiriamo su, beviamo il tè. Tè caldo, fa pure bene per la gola. Diciamo, ci sono cresciuta col tè, perciò mi piace troppo, troppo, troppo. Comunque ci stanno tante app per dire buongiorno e frasi, così, senza scrivere buongiorno, cioè è più carino con le frasi, robe così. Questo è il telefono antico. Si vede pure il riflesso tra cosa? Però è del 2020 questo, da 3 anni. Ma a me mi piace tanto, mi tocca comprare una Covent questa qui, però devo comprarla al negozio perché il telefono si impalla. Guarda quanto è bello che sembra un arcobaleno. Questo
Madonna, che ne me l'ha comprato? Me l'ha comprato pure questa, però questa ormai è rotta. E qui a fabbrica, voglio vedere se c'è sta, la stessa marca. Perché questo telefono? Non so se sono i telefoni mia o sono proprio i Samsung. Devi mettere la memory card da Samsung, perché se no non funziona bene. Devi mettere il coso, la cover. Beh, su Amazon ci stanno tanti telefoni belli, pure il radar, pure le phone, robe così. Però non so cosa, che carta ci devi mettere. Se vuoi fare una carta apposta per me, io farei. Mi comprerei un telefono diverso. Le foglie no, non lo so, ma è un Samsung. Però costano. Quello che piacerebbe costa 1000 euro. Ho visto un Samsung bellissimo che mi piace a me, 1300, così. O 600 euro. Sinceramente non l'ho mai comprato al radio il telefono, l'ho comprato sempre, me l'ha comprato Rachele e Guerrino invece c'ha il telefono che aveva comprato Rachele e poi dopo si compra un altro telefono e lo dà a Guerrino. App, sì. E poi faccio vedere, facciamo yogurt, solito yogurt, questo è i cereali, di soia. Perché io sono di soia, posso prenderlo perché mi fa male, se no. Ma voglio vedere Eurospin. Vabbè, Eurospin c'è questo qua. Così l'ho comprato Eurospin, infatti. E poi voglio vedere che se c'è di formaggio di soia. Perché io ho Certosa, Philadelphia, però. Cioè, Filadelfia lì, non so se la mangio stasera, però mi fa sempre un po' male. Vabbè, c'è un raffreddore da morire, perché mi si era passata la tosse, però. Quel giorno che ho fatto il video che nevicava, lui dopo siamo andati a prendere 5 pacchi di noccioline, quella non l'ho tirato, ho detto puoi andare là, ti prendi 5 pacchi perché fino al 2 io non ho noccioline, se devo comprare pure un po' di pellet così. Oggi ho messo storto un coso qua, però sta storto un coso, vabbè. Cavalletto, ho messo la gamba un po' più su. E vabbè, siamo sempre. Faceva freddo. Faceva freddo, mi cava e mi sono presa la raffreddore. E vabbè, comunque. Raffreddore. Vabbè, c'è un raffreddore. Poi, quando prende la pensione, a febbraio. Devo mandare su tramite WhatsApp un messaggio a meccanico che mi dà l'appuntamento quando devo portare giù la macchina. Poi sono 3 giorni senza macchina perché facciamo aggiustare l'impianto. Mi devono levare mezzo motore del gas perché è vecchio, però. Non capisco se mi avrà messo le cose vecchie perché io l'ho fatto da 3 anni. 3 anni circa dovrebbero essere rimpiato. Per aggiustarlo mi deve mettere, leva quello e rimodellare l'impianto, poche parole. Se no non me lo può aggiustare. Certo, il gas. Io mi ricordo quando andavo con gas, andavo tutti i giorni a Civita a camminare e poi c'ho il dottore a Civita e di solito prendo le medicine pure a Civita perché io l'ho presa qua, è diversa, di marca, è tutto quella della pressione.
non lo so. Però penso che mi fa effetto uguale, perché dato che misuro la pressione, non la misuro più come tutti i giorni come prima, ma ogni tanto me la misuro per vedere come sta la pressione, perché poi io se mi si alza la pressione la sento. E aperto la sera io appassicca. Cioè sul telefono, sulla sveglia, c'è scritto prendere la medicina, se, mi dice. Vocale sia alle 8 di sera sia alle 20 di sera, alle 8 di mattina, una di alle 20 di sera, e dopo non lo scordavo, poi non me la scordo più perché ormai so che la devo prendere, neanche me la scorderei più, però comunque siamo di del gas. Che ci sta, sempre ci aiuta la bene, e 400 euro ci vogliono, che ci sta, mezzo impianto. Poi io ho detto mettete cose buone, non è che gli mandi niente perché è morto. Vabbè, 10 minuti so di curazione. Adesso vi lascio perché sta diventando lunghissimo. Ciao, a dopo. Ecco, adesso è ora di pranzo. Faccio vedere cosa sta mangiando Nicole. E io invece mangio. Mi sono fatta un etto e mezzo di funghi. Dentro l'acqua, adesso è l'acqua pasta. Così. E 80 grammi di pasta e 3 cucchiaini di parmigiano. Così. Due e tre e mangiamo. Mamma mia, c'è un raffreddore da morire. E adesso mangiamo e poi ci vediamo ora nello spuntino. Buono, oggi è giovedì e ho mangiato la pasta. Va bene? Guarino quale. La fotocamera in casca. Quello sta mangiando uguale a Nicole. Vabbè, adesso vi lascio, io mangio e ci vediamo ora dello spuntino. Ciao! Ecco, fiorellini, fiorellini, adesso è ora dello spuntino e mi mangio le fette e i crack. I cracker, sì, i cracker, cioè stavolta. C'ho un raffreddore da morire, non mi si passa più, non so come farmelo passare. È il casotto, non si passa più. Vabbè. Va bene, adesso mi mangio tutte le bacchette crema perché vado a mangiarlo piano perché mi soffoco. E sto prendendo bustine per la tosse e robe così, però l'avevo passata, però dopo quel giorno siamo andati a prendere noccioline che nevicava, mi sono inchiappata dal raffreddore l'altra volta era più la tosse, stavolta più il raffreddore, c'è cioè, andato tappato un casotto, vabbè, piano piano speriamo che si passa questo cavolo di raffreddore. Vedete? Mamma mia. Vabbè, io adesso vi posso lasciare perché è finito. Mangio queste acqua e poi ci vediamo a ora di cena. Per ora, ciao. Ecco, fiorelline, fiorelline, adesso mangio i pomodori e sta cuocendo un'altra cosa e ve la farò vedere dopo. Che? Quindi non mi vuole fregare i pomodori. Si serve con la mano lunghia. Questi qua oggi ho sfattato 3 cucchiaini di olio, un pomodoro e il sale, quello mio, per pressione. E vabbè, adesso mangio e poi aspettiamo con l'altra che vi farò vedere dopo. Buono.
mi rubo quello del pecorino. Va, quando è cotto ve lo faccio vedere. Ciao, dopo. Ecco, adesso questo qui l'ho cotto dentro il forno. L'ho comprato a Eurospin, cioè la mozzarella e il prosciutto cotto, mi sa. Vero? E vediamo. Cotto a forno. E poi non c'ha tante calorie. Pesa 120 così, o di meno, può buttare via, non lo so, la scatola l'ho buttata, non so. Vabbè, adesso finisco da mangiare e poi dopo ritorno per salutarci. Ecco, fiorellino fiorellino, per oggi è finito questo video, spero che vi è piaciuto, vi ho fatto compagnia e ciao al prossimo video, cosa mangio tutt'oggi. Ciao!